Buonasera, ci ha fatto la sorpresa Franco Martino stasera, che abbiamo ci ha presentato le analisi da un primo, in maniera non molto dettagliata, però così a primo acchito, se fosse confermato, come diceva Arturo, la direzione, purtroppo non abbiamo potuto coinvolgere il giallo che era impegnato oggi, però se fosse confermata la direzione della falda da ovest ad est, questo potrebbe essere sembrerebbe abbastanza rincuorante, sicuramente per quanto riguarda la falda di Sant'Anna, perché le maggiori concentrazioni, da quello che sono le più alte, le 3-4 pozzi più alti, sembrerebbero collocate tra la SICA e l'MD, comunque sono l'MD, perciò contro corrente rispetto all'MP. Ciò significa che andando verso la corrente, verso il Giudosa, e i pozzi analizzati in favore di corrente, da almeno da questa prima lettura sembra che siano, sembrerebbero abbastanza tranquilli, come sono pure tranquilli i pozzi fatti, i campionamenti fatti a monte della Via delle Americhe, quelli sono completamente esenti da inquinanti. Gli inquinanti pesanti, veramente in elevate concentrazioni, sono concentrati tutti sulla fascia SICA e MD. Perciò tutto sta a vedere adesso, che quella è la cosa più fondamentale, qual è la vera direzione della corrente sotterranea, perché da lì si potrà capire. Ma scusa, siccome il dottore Giulio Costa sul Prevolsi degli studi, appena arriva gli studi, noi sapremo praticamente quali sono le tendenze per capire. Comunque già sta lavorando, dato di fatto che questo per tranquillizzare per Sant'Anna, perché si guarda su Sant'Anna e tu c'è la decisione. Ciò non significa che ci dobbiamo esimere nella maniera più assoluta dall'analizzare, che abbiamo fatto già da subito questo discorso di analizzare l'acqua di Sant'Anna. E quasi sicuramente non sarà contaminante, però quello che lo può dire, cioè è inutile fare supposizioni, c'è poi il dato scientifico del referto analitico, dirà se è contaminato o meno. Noi pensiamo, pure visto a fronte di queste analisi, che la situazione dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Poi io notavo, mi ero scaricato prima di venire la scheda di tossicità della creatina, che è quella che sembra ci siano le maggiori concentrazioni. Ma noi siamo abituati a parlare, perché è quello che fa più paura, di cancro. Ma vedete che ci sono malattie che la creatina che porta, che sono anche altrettanto, magari non saranno mortali, però abbiamo malattie invalidanti come il Parkinson, e c'è anche del cancro specifico, i polmoni, se non li portava un particolare tumore del sangue, linfoma non ho, poi il tumore al fegato delle vie biliari. Perciò i polmoni, cioè, uno può parlare di un certo, fare il focus su determinati tipi di tumori, quando sono sempre specifici, ma se parliamo di tumore ai polmoni, parliamo di tumore al fegato, cioè là si disperde tantissima cosa, cioè sarebbe preoccupante se fossero sempre dello stesso tipo, allora si potrebbe parlare. Mi viene da pensare, tumori ai polmoni, parliamo delle sostanze interrate, ma perché non parlare pure dell'amianto che c'è su tutte quelle coperture che è della zona industriale, che c'è la più elevata concentrazione di Ethernet sulle coperture. Lì sarebbe pure interessante, c'è un 30% di fumo, quindi sì, ma dico là l'amianto c'è, là a Sirena, dove c'è la più alta concentrazione di Ethernet, è proprio nella zona dei capannoni, della zona industriale. E dicevo, sicuramente la chimica fa male sentirla pure nominare, ma vedete che quello che mangiamo non scherza nemmeno. C'è stato uno studio recente che hanno fatto un'analisi su tutte le paste che mangiamo quotidianamente, che sono piene di aflatossine, di micotossine cancerogene, di metalli pesanti, c'è di tutto. Perciò prima di demonizzare, io direi comunque mantenere elevatissimo il grado di attenzione, non fare allarmismo, come purtroppo è stato fatto da qualche organo di stampa, è stato fatto un grande allarmismo confondendo il tipo di acqua tra quella dei pozzi e quella potabile, però concentrarsi sia sull'acqua potabile, e io ho il presentimento che quello che sentono più i sidernesi, vista anche la partecipazione che non ci possiamo lamentare, è il mare. Dobbiamo cercare di vedere pure sul mare. Altrimenti dimenticare pure una cosa importante, oltre ai vitri, che quello lo faremo per conto nostro, un osservatorio, chiedere il sindaco farsi intercedere con l'Africa per fare tutti i carotaggi del sedimento marino. Il sedimento, ma non solo relativo a Pantanizzi, perché può darsi pure che il concentrato là spostarsi, in modo che se si deve fare un'ordinanza almeno si ha potenza a vedere se va fatto solo le acque prospicienti Pantanizzi, oppure c'è la diluzione e sotto il lungomare magari potrebbe essere buono.
Poi finisco, io da, non essendo tecnico, però mi sono documentato e ho chiesto al chirurgo, perché purtroppo non è più domenica oggi il nostro chirurgo di fiducia, queste sostanze che cosa vengono usate? Solitamente vengono usate come solventi per il materiale, sia come smaccanti e sia per estrarre l'olio dalla panna, pure sia come smaccanti che sia per estrarre alcuni tipi di olio nei vegetali. Da un po' di tempo, ed erano usati pure in farmacia fino agli anni 70, da un po' di tempo in farmacia per uso alimentare sono state bandite dal 70, pure dalle lavanderie, però ancora l'uso delle atrietine io avevo fatto da bandire, ma non è stata 2016. Non è stata ancora bene. Mi diceva che utilizziamo oggi pure il tetracloroetilene, il tetracloroetano e l'altro, e il cloroformio, dice che c'è anche il rischio che io parlando con lui di sé, dice che c'è la per quanto remota possibilità che si possa trasformare in acido cloridrico. Perciò se questi fossero contenuti in dei bidoni, questo potrebbe, se dovesse trasformarsi, potrebbe agevolare l'effetto di corruzione e quindi parlare ancora di più dove sono collocati. Comunque questo è il primo di un appuntamento, non voglio, nella maniera più assoluta c'era pure qualche rappresentante della consulta, l'obiettivo è quello di fare fronte comune come comitato, fronte comune come due osservatori ambientali sui rifiuti, fronte comune con la Riviera Pulita dei Gelsomini, consulta giovanile, consulta comunale. Dobbiamo fare un fronte unico per far sentire la nostra voce, perché questo problema purtroppo è più grande di noi pochi. Grazie.